Dio la gloria e l'onore. È un onore poter ringraziare il Signore davanti a tutti voi per quello che il Signore ha fatto per me nella mia vita. Per quanti non mi conoscono, mi chiamo Marina, ho 31 anni e posso dire che il Signore ha cambiato la mia vita. Io sono nata in una famiglia credente, cristiana evangelica, credente nel Signore. Sin da piccolina i miei genitori mi hanno insegnato chi è Gesù, mi hanno parlato della persona di Gesù e alla luce della parola di Dio, che è la Bibbia, mi dicevano che Dio si manifesta nel cuore di chiunque lo cerca, di chiunque lo desidera. E così io sapevo che Dio è una realtà, è vivente e che era vicino a me così come lo è tuttora e che io con il cuore da piccolina potevo comunque rivolgermi sempre a lui perché lui era lì presente vicino a me e ascoltava ogni mia preghiera, ogni mia richiesta. Perché appunto mi presentavano i miei genitori Gesù come colui che è il vero amico, l'unico amico che non ti delude mai, colui che veramente ha a cuore la tua vita e che vuole entrare nel cuore di ogni sua creatura. Tutti noi siamo creature del Signore, ma lui vuole farci suoi figliuoli. E questo è qualcosa di grande, vuole compiere quest'opera in ogni cuore. Così io da piccolina, sin da piccolina, confidavo nel Signore, mi rivolgevo a Lui, pregavo nel mio piccolo e per ogni piccola magari cosa, per ogni piccolo problema, io mi rivolgevo al Signore sapendo che avrei trovato risposta in Lui. E veramente nelle cose di bambina io potevo vedere che Gesù c'era e mi rispondeva. Così, crescendo, all'età di 13 anni, 12-13 anni, in realtà è iniziato, nel mio cuore è iniziata a crescere anche un po' di incertezza, di paura. In particolare, quello che pesava nel mio cuore era la paura della morte. Cioè, io avevo paura di, se fossi morta, di non andare col Signore, e perché io non mi sentivo a posto col Signore, dentro di me non mi sentivo a posto col Signore, e questo mi incuteva paura. Così decisi all'età di 13 anni di fare sul serio col Signore, dopo un'evangelizzazione come tipo questa. E fui compunta dalla parola che veniva predicata e il Signore mi parlò proprio e io capii che dovevo fare sul serio, lo dovevo cercare sul serio. E così decisi di fare sul serio col Signore e iniziai a pregare, a rivolgere la mia preghiera a Lui in maniera insistente. Tutti i giorni, per del tempo, pregavo il Signore che Lui entrasse nel mio cuore e che togliesse tutto questo peso, questa paura, queste insicurezze che c'erano nel mio cuore. Io ricordo che mi alzai dalla preghiera uno di quei giorni e che mi sentivo volare, ero alleggerita. E una grande pace, un grande amore sgorgava da dentro di me. Qualcosa di inspiegabile era successo, perché generalmente tendiamo ad associare qualche emozione, come può essere la gioia, l'amore, a un fatto o a qualcosa che ci capita, ma era qualcosa che sgorgava dal mio cuore senza alcuna spiegazione. In realtà la spiegazione c'era, cioè il Signore era entrato dentro di me e aveva alleggerito il mio cuore da ogni peso di peccato, aveva alleggerito il mio cuore da quella paura e oggi ha messo
Quel giorno ha messo, così come oggi ho la certezza della vita eterna. Io ringrazio il Signore con tutto il mio cuore perché posso dire che Dio è fedele. Il Signore nel corso di tutti questi anni veramente non mi ha mai deluso. Lui è stato la risposta ad ogni mia preghiera. Anche di recente, come alcuni di voi sanno, in una circostanza della mia vita, un anno fa mi hanno diagnosticato un tumore alla tiroide, un tumore che inizialmente sembrava circoscritto, poi invece non lo era. Anche in queste circostanze, generalmente il cuore magari dell'uomo può un attimino così sconcertarsi, ma anche in questa circostanza il Signore mi ha dato tanta pace e il Signore ha ascoltato la mia preghiera e le preghiere di quanti hanno pregato per me, per questo mio problema, perché il Signore mi ha dato la sua pace in fondo al cuore, tanto che era qualcosa che andava di là, al di là di ogni problema, del problema in se stesso. E questo è Dio, è una cosa che può fare solo il Signore. E ringrazio Dio perché di recente comunque mi hanno dato anche buone notizie. Sebbene sia qualcosa che può essere che non si risolva, però non sono a rischio, per me questa è già una bella notizia, però so che Dio può guarirmi definitivamente. Lui dice che se noi crediamo, Lui opera, Lui interviene, e io sono certa che se nella sua volontà Lui lo farà. Voglio solo leggere pochi versi nel Salmo 91, dei versi che mi hanno parlato in particolare oggi. Poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò. Lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Io ringrazio Dio perché Lui è con me e Lui compirà l'opera, so che porterà a compimento l'opera sua in me. E voglio anch'io farti questo invito. Vai a Gesù, sappi che è Lui la soluzione, la risposta ad ogni tuo peso, ad ogni tua preghiera, ad ogni tua domanda, ad ogni tua afflizione. Dio ci dona la sua forza, la sua gioia, il suo grande amore. Vai a Gesù, che Dio ti benedica.